Stato di calamità naturale per i danni causati dal gelo all'agricoltura, lo ha chiesto al governo regionale la giunta comunale di Miscemi, retta dal sindaco Francesco La Rosa. L'ondata di freddo polare che negli ultimi giorni si è abbattuta, tra l'altro nell'Interland, nel territorio niscemese, ha causato danni irreversibili all'agricoltura ed in particolar modo alle piantagioni di carciofo e di ortaggi coltivati a pieno campo. Le gelate degli ultimi giorni hanno infatti compromesso e danneggiato le produzioni di carciofo ed orticole. Non solo l'abbiamo chiesto noi come Miscemi, ma abbiamo invitato tutti i territori limitrofi a fare la stessa cosa che già hanno fatto. Proprio stamattina mi sono sentito con il sindaco di Vittoria che sta convocando per giorno 20 un forum per quanto riguarda i sindaci del territorio e tutti assieme cercheremo di portare avanti. Qualcuno ancora pensa che questo territorio va lasciato in mano a nessuno, si sta sbagliando. Questa volta non ci fermeremo, abbiamo l'esigenza di portare avanti questa richiesta e sono convinto che ci ascolteranno. Se fossi stato nella persona della deputazione o di chi in questo momento amministra la nostra regione Sicilia, mi sarei premurato già a predisporla io la richiesta di stato di calamità naturale. L'agricoltura, rimarca il sindaco, costituisce per le famiglie della città la principale risorsa economica e sono tante le aziende agricole produttrici di carciofi e di prodotti orticoli coltivati a pieno campo che negli ultimi giorni continuano a segnalare ingenti danni alle produzioni. La giunta comunale ha adottato tutti gli atti per i necessari supporti agli agricoltori danneggiati. Quello che è successo è straordinario, siamo rimasti senza nessuna cultura, tutta quella a pieno campo è stata perduta, anche il sottoserra è stato compromesso e si parla di una calamità straordinaria, questo non si vedeva dagli anni 60, bisogna correre ai ripari immediatamente, se no qua c'è il rischio della desertificazione perché andremo via dalla Sicilia. Il sindaco lancia un invito ai produttori di carciofo e ai titolari di aziende agricole della città che hanno subito danni alle produzioni. Immediatamente prendete i moduli, andate a fare le vostre richieste alla condotta agraria perché poi bisogna valutare. Più siamo, meglio è. Funziona in questo modo, non c'è alternativa. Dopodiché la politica dovrà fare il suo corso.